Ok, la presentazione del progetto e poi e la presentazione sarà fatta da, appunto, principalmente da me e dagli altri panelist che sono i nostri partner di progetto e poi alla fine appunto c'è prevista così un quarto d'ora di tavola rotonda proprio per approfondire eventuali temi, domande, curiosità, eccetera. Beh, direi che a questo punto siamo tutti e quindi possiamo partecipare. Magari nel frattempo io farò la presentazione e chiedo agli altri magari di controllare appunto il pannello della chat, delle domande e risposte ed eventualmente poi interveniamo. E ok, allora benissimo, condivido lo schermo e cominciamo. Ecco qua. Ok, lo vedete? Benissimo. E vabbè, intanto, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti al nostro webinar. È il webinar di presentazione di un progetto regionale che è stato fatto fondamentalmente da un'associazione temporanea di scopo, nel senso che siamo tre imprese più un centro di ricerca che è appunto l'Università di Padova. E il titolo appunto del nostro progetto è stato, l'acronimo è Join Plasma, e tratta la ricerca e lo sviluppo di nuovi sistemi al plasma atmosferico per trattamenti superficiali finalizzati al miglioramento dell'adesione metallo-polimero in processi di produzione innovativi. Diciamo, sta godendo, insomma, di un sostegno da parte della Regione. Nell'asse 1, azione 1.4, cioè ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione, fa parte appunto dei progetti Por FESR finanziati dalla Comunità Europea. E allora, prima di tutto, partiamo con la presentazione dei partner. Primo, il partner, diciamo, Nadir, siamo noi, io e il mio collega Emanuele Verga. Quelli che principalmente hanno seguito il progetto per quanto riguarda la Nadir. La Nadir Plasma in Polymer è una PMI innovativa, abbiamo sede a Mestre, Venezia, siamo, diciamo, una piccola azienda specializzata nello sviluppo e applicazione di nuovi dispositivi a plasma atmosferico, appunto per la modifica superficiale di materiali e siamo anche attivi nello sviluppo di materiali polimerici innovativi. La secondo partner è l'Università di Padova, rappresentata qua dal professor Patelli, che fa parte del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova. Il suo appunto team è composto da Alessandro Patelli, Chiara Maurizio, Silvia Giuditta Scaltriti, e loro laboratorio, un laboratorio di plasma atmosferico, appunto, che si occupa dello studio dell'interazione tra plasma superfici e sviluppo di nanostrutture inorganiche ed organiche, diciamo, quindi fanno disegno, diagnostica, simulazione, ma anche studiano particolari applicazioni in diversi ambiti. Il terzo partner che presento è la Protec Engineering di Castelfranco, rappresentata da Andrea Girardi, che è anche lui connesso, e in particolare anche da Alberto Favero, che ha partecipato attivamente al progetto, ma poi il loro team è anche molto, molto più ampio e più persone hanno lavorato intensamente a questa attività. La loro azienda è specializzata nella progettazione elettronica, sviluppo hardware e sviluppo software e ci hanno ovviamente supportato nell'attività di progetto. La quarta azienda invece è la VBN SPA, che è un'azienda leader nell'estrusione di materiali termoplastici e, diciamo, è una media impresa, hanno una capacità produttiva appunto oltre 4.000 tonnellate annue di profili estrusi, diciamo, e sono ampiamente inseriti nel tema di progetto, proprio perché fanno lavorazioni e servizi personalizzati per il cliente proprio nell'estrusione di materiali polimerici termoplastici, quindi hanno perfettamente, diciamo, centrati sul tema di questo progetto. Allora, brevemente, il progetto ha consistito, adesso è terminato, diciamo, appunto, ha consistito da prima nell'utilizzare l'attuale tecnologia a plasma atmosferico, quella
quella di cui già disponiamo e disponevamo prima di questo progetto, è una tecnologia nostra, e diciamo che di fatto è un plasma jet che lavora a pressione atmosferica, che però è anche in grado di depositare dei coating, dei film sottili, e questi coating possono avere diverse funzionalità, ma quella sulla quale ci siamo concentrati di più è appunto cercare la funzionalità primer, cioè proprio la volontà di voler creare dei coating ad effetto primer, quindi per migliorare l'adesione tra materiali dissimili, e farlo, diciamo, quindi andando a eliminare quelli che sono i primer tradizionali base solvente e focalizzarsi invece sulla possibilità di depositare un primer via gas, vale a dire via gas ionizzato, cioè plasma, come in questo caso. E l'idea, dopo aver, diciamo, studiato un coating, poi l'idea è stata quella di non andarlo a produrre con la tecnologia attuale, ma creare un nuovo dispositivo al plasma, un nuovo device con una geometria nuova per noi, nel senso è una geometria tubolare che fosse quindi in grado di trattare non più come un jet che si muove e scansiona sopra le superfici, ma proprio in grado di, in questa geometria tubolare, di far passare tubi e profili lineari all'interno del plasma stesso e ricevere in questo modo il trattamento al plasma. Questo con, diciamo, conseguenti vantaggi, diciamo, nell'efficienza, nei tempi di trattamento, nel consumo di gas, ma anche nella possibilità di fare questi processi con un unico dispositivo. E lo sviluppo di questa nuova sorgente al plasma atmosferico è stata supportata appunto dagli studi eseguiti dall'Università di Padova, che appunto ci ha supportato con simulazioni e modellizzazioni di prototipi semplificati. Il tutto poi è stato completato dall'attività eseguita dal partner Protec, appunto azienda specializzata nella progettazione elettronica, e che ha lavorato su due fronti. In un primo fronte, diciamo, migliorare, implementare il generatore radiofrequenza del nostro sistema e quindi renderlo più efficiente. E un secondo punto invece occuparsi di tutta quella che è l'elettronica di controllo e comunicazione, per arrivare alla fine ad avere un dispositivo inserito appunto in sistemi IoT e rispondente ai requisiti caratteristici dell'industria 4.0. Appunto, ho già spiegato praticamente come si è di fatto suddiviso il progetto. Insomma, c'è stato uno studio preliminare dei coating con la tecnologia esistente. E contemporaneamente, diciamo, si sono fatte simulazioni e modellizzazioni per studiare una geometria, un dispositivo nuovo, che è stato quindi poi progettato, ed è stato poi, diciamo, progettato sia la parte di sorgente del plasma, sia la parte poi di innesco del plasma, quindi la parte di generazione. Dopo la progettazione c'è stata la fase di realizzazione del prototipo. In più, diciamo, il prototipo sia dal punto di vista dell'innesco del plasma, del controllo, dei generatori e quant'altro. E dopo il tutto è stato assemblato, diciamo, quindi un processo in grado di depositare un coating primer, un dispositivo nuovo messo poi in linea di produzione presso VPN per validare appunto la possibilità di avere un sistema adatto al trattamento di questi materiali in linea. E appunto le prime attività sono state appunto quelle che hanno visto la scelta dei materiali di interesse. E tra questi, diciamo, quella che poi è stata, diciamo, quella scelta effettivamente era la problematica di far aderire un polimero estruso, in questo caso un TPU, su di una barra d'acciaio che appunto viene passata normalmente all'interno dei loro estrusori, dove diciamo viene rivestita da questo TPU, però come vedete non c'è nessuna affinità chimica tra l'acciaio e il polimero, e da qui l'esigenza e l'idea di provare a concentrarsi su questo tema. E in realtà sul piatto inizialmente erano state messe più problematiche, ovviamente sono tante, diciamo, le coppie di materiali che potrebbero, diciamo, godere di un trattamento di questo tipo,
ma dopo appunto uno screening preliminare delle esigenze, dei materiali e delle fattibilità, si è deciso appunto di concentrarsi sullo studio dell'adesione tra TPU e acciaio. E qui da parte di VBN sono state fornite una serie di campioni di forme e geometrie diverse ed in particolare inizialmente campioni adatti a poter essere inseriti in uno stampo di cui disponiamo, sul quale era poi possibile fare su scala di laboratorio dei test di sovrainiezione, vale a dire venivano trattati lamierini metallici inseriti in questo stampo e poi veniva sovrainiettato il polimero di interesse e a seconda poi del trattamento si andavano poi a verificare le tenute e le adesioni. E l'attività è quindi consistita da parte nostra dapprima nello studio di un coating che potesse appunto fungere da primer, da collante tra dei materiali diversi. L'attività inizialmente è stata fatta appunto col sistema di cui già disponiamo, che è un plasma jet a pressione atmosferica, come vedete, e da questo schema permette la deposizione di vapori e la possibilità appunto di andare a creare dei coating, dei film sottili. In questo caso si andavano a ricercare che avessero delle caratteristiche chimiche adatte a produrre questo aggancio chimico col polimero di interesse. Ovviamente sono stati studiati diversi coating, è uno strumento molto molto flessibile, può lavorare con diversi precursori chimici, quindi anche la quantità di coating ottenibile è molto molto vasta. Questi coating sono stati applicati su substrati di silicio per poter poi operare caratterizzazioni spettroscopiche e sono stati poi anche depositati appunto sui lamierini metallici per appunto le successive prove di sovrainiezione e di caratterizzazione meccanica. Questa attività è stata supportata anche dall'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha collaborato a questo progetto come consulente esterno. Qua vedete l'esempio di alcuni coating diversi fatti su substrati di silicio, è un substrato particolarmente comodo quando appunto si vuole andare a vedere mediante spettroscopia IR le caratteristiche del coating. E questi sono due esempi di due studiati, uno con una particolare concentrazione di gruppi azotati all'interno e un altro invece con caratteristiche più prettamente silossaniche. Analogamente poi lo stesso coating veniva appunto fatto sui lamierini, inseriti all'interno di questa mini pressa iniezione e poi qua appunto a partire dal pellet veniva iniettato in questo caso il TPU di interesse. Come vedete in questo caso, nel caso proprio del TPU, nel momento in cui il materiale esce dallo stampo c'è proprio un distacco immediato, cioè proprio non c'è nessuna affinità chimica tra i due materiali. Con i coating poi è stato possibile andare a verificare le tenute mediante appunto analisi in tensione, caratterizzazioni meccaniche con test a trazione. Quello che ci interessa far capire è che appunto i coating ottenibili sono molto molto vasti. Quindi, in tutto il ventaglio dei diversi coating anche studiati ed esplorati, si sono verificati diversi risultati interessanti e diversi tra loro. Vale a dire, abbiamo avuto coating che, per esempio, aderivano molto bene al TPU, ma non aderivano, per esempio, al metallo. E questo è un esempio in cui si vede che dopo le prove a trazione, anche il coating veniva strappato via dal metallo e rimaneva attaccato al TPU. Abbiamo trovato coating che si comportavano praticamente da distaccanti, addirittura, cioè quasi favorivano addirittura il distacco tra i materiali. E poi siamo riusciti ovviamente a trovare coating che avevano caratteristiche che permettevano di fissarsi bene al metallo ed avere anche una buona affinità chimica col TPU e quindi dare, delle adesioni interessanti. E questo, infatti, è l'esempio del risultato che è stato ottenuto con un coating particolare. Qua si può vedere chiaramente la differenza tra un materiale non trattato, un materiale che è stato semplicemente attivato al plasma, quindi subisce di fatto
una pulizia e una blanda funzionalizzazione superficiale, e un materiale su cui invece è stato proprio depositato quello che poi abbiamo chiamato primer-like coating, che ha dato buone caratteristiche di adesione, fino addirittura a dare durante i test a rottura, diciamo, una rottura coesiva del TPU. E con questo processo siamo quindi andati, diciamo, in collaborazione con QBN all'interno delle loro linee di produzione, proprio per vedere come si comportava poi la possibilità di depositare questo coating durante, diciamo, una lavorazione in linea dei loro tubi. In questo caso, diciamo, si è lavorato mettendo due dispositivi jet, diciamo, uno di fronte all'altro, e trattare almeno in parte, diciamo, le barre d'acciaio che venivano fatte scorrere sotto. E ecco qua c'è un piccolo video per far vedere un po' come era il setup in questo caso di queste prime prove. In questo caso i tubi scorrono alla velocità di 3 metri al minuto, e questo, diciamo, è il setup, diciamo, fatto inizialmente per validare il coating che era stato studiato. E in questo caso, avendo i materiali, forme e geometrie diverse, non è stato possibile fare le stesse prove di caratterizzazione meccaniche. Quindi, diciamo, il test è stato fatto mediante, diciamo, check, diciamo, manuale della qualità dell'adesione. In questa tabella, come potete vedere, si poteva vedere materiali che non davano nessuna adesione, materiali che davano adesione minima, nel senso che si sentiva che c'era una che aumentava il grip tra il polimero e il metallo, e fino poi ad avere invece dei materiali in cui c'era proprio una rottura coesiva nel momento in cui si andava a strappare il polimero dal metallo, e quindi si poteva verificare quindi la buona adesione tra le parti. Ecco, ed è stato in questo caso verificato che il coating provato è stato possibile ottenerlo anche in linea di produzione in queste condizioni. Siamo quindi poi passati alla seconda fase del progetto, che era appunto quella che prevedeva la progettazione di un nuovo dispositivo. Questa progettazione è partita con le attività dell'Università di Padova, che ha dapprima, diciamo, studiato e caratterizzato il plasma di cui già disponiamo, che è un plasma che lavora in doppia frequenza. Diciamo, abbiamo un generatore al kilohertz e un generatore in radiofrequenza che permettono di, diciamo, ottenere un plasma che non è il solo plasma in alta tensione o il solo plasma in radiofrequenza, ma è un plasma, diciamo, diffuso che si accoppia con il substrato. Un grosso vantaggio di questo plasma è che si riescono, diciamo, ad abbattere le correnti che vengono portate al substrato, e quindi si riesce, diciamo, a mantenere le temperature più basse e quindi a garantire, diciamo, un trattamento più delicato sulle superfici dei materiali che si vanno a trattare, e allo stesso tempo anche di avere un trattamento più omogeneo, specialmente quando si vanno ad applicare coating funzionali come in questo caso. Le caratterizzazioni, appunto, condotte dall'Università di Padova hanno dimostrato proprio questo effetto, cioè l'effetto di come non solo viene a calare la corrente che arriva al substrato nel momento in cui i due plasmi lavorano insieme, ma hanno anche, appunto, verificato come anche l'emissione ottica, tipicamente abbinata agli streamer a più alta corrente, anche questa diminuisce mano a mano che si aumenta la potenza del generatore in radiofrequenza. Quindi qua si hanno diversi casi, in quel momento in cui si utilizza solo col plasma, diciamo, al kilohertz, mano a mano che si aggiunge la radiofrequenza a potenze più elevate, si arriva ad avere questo effetto. E analogamente, diciamo, un effetto che è stato verificato anche andando a misurare la carica sul substrato, e come appunto è stato possibile vedere che sulle superfici dielettriche, diciamo, si vedono
diciamo, flussi di conduzione di ioni, ma con appunto correnti più basse, come si diceva prima. È stato poi appunto studiato e ottimizzato il disegno proprio andando a pensare ad una geometria tubolare che avesse, che venisse proprio innescata dai sistemi combinati, quindi un sistema in alta tensione al kilohertz con un sistema in radiofrequenza. E sono molto interessanti appunto le simulazioni che sono state prodotte, che permettono, che fanno vedere come diciamo si propaga in questo caso il plasma in alta tensione, quindi al kilohertz, e si vede come si propagano gli elettroni in questa scala di tempi che va da 20 a circa 150 microsecondi, come si propagano invece gli ioni argon più, come si propagano gli ioni argon 2 più e come si propaga invece il potenziale elettrico all'interno del sistema. E una cosa che ho detto prima è che proprio perché il nostro sistema lavora con un gas argon e quindi per questo siamo andati a vedere il comportamento di questi ioni. E la cosa interessante, è particolarmente interessante, è quella che avviene, che si vede come proprio gli ioni argon 2 più abbiano un tempo di permanenza più lungo e quindi come questo poi possa aiutare il successivo innesco e quindi alla propagazione del plasma. Analogamente è stato poi simulato il plasma ottenuto dalla parte in radiofrequenza, per comodità ci si è concentrati solo su una zona del modello e di fatto quello che si evince è che fa vedere come il plasma in radiofrequenza di fatto abbia una propagazione diversa rispetto a quella del plasma ottenuto in alta tensione e come sia poi invece importante avere questi due plasmi a distanze diciamo ben precise affinché possano poi lavorare contemporaneamente e dare gli effetti di cui si è parlato prima. In questo caso vedete appunto le simulazioni mostrano la densità degli elettroni, mostra la ionizzazione, quindi si fa vedere come di fatto il plasma è fatto a strati, come ci sono delle cariche diciamo stratificate intorno alla zona del plasma. Quindi per quanto riguarda appunto questa parte di simulazione, si conferma che il plasma a doppia frequenza effettivamente permette di ottenere un plasma distribuito, accoppiato sulle superfici, e però è anche necessario che gli elettrodi interagiscano senza sovrapporsi, altrimenti si va diciamo a perdere l'effetto desiderato. E come diceva appunto il professor Patelli, appunto ci teneva a sottolineare che queste attività sono state fatte in collaborazione con l'Università di Bologna e con il centro di ricerca RFX di Padova. Sulla base di queste attività, quindi si è potuto procedere con la progettazione del nuovo device, quindi un device che avesse una geometria tubolare, che conservasse la possibilità di lavorare con il sistema in doppia frequenza, che è un po' il sistema che ci caratterizza, e quindi attraverso tutta una serie di step che sono andati dalla scelta dei materiali, dalla definizione delle geometrie degli elettrodi, sistemi di raffreddamento, sostegno del plasma, modalità diverse di introdurre i precursori all'interno del plasma per poter ottenere il coating, come ottenere una rete di adattamento dell'impedente, insomma, alla fine si è completato la progettazione del prototipo di cui poi diciamo, vedete il rendering finale. Parallelamente, durante la progettazione del prototipo per l'innesco e la sorgente del plasma, il partner Protec ha lavorato invece sulla progettazione e realizzazione appunto di un amplificatore RF in classe E, quindi a più alta efficienza, e che quindi avesse rendimenti migliori. Qua ci sono alcune caratterizzazioni che appunto mostrano come la più alta efficienza ottenuta sia possibile vederla dal fatto che le armoniche superiori del sistema RF diciamo si smorzano molto 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 velocemente e come appunto le loro caratterizzazioni hanno poi permesso
di dimostrare che il rendimento totale del nuovo plasma RF sia quasi del 70%, insomma, che per i sistemi RF è sicuramente un ottimo rendimento. E il partner Protech inoltre ha lavorato, oltre che sulla parte elettronica, anche sulla parte software, sviluppando una nuova scheda di controllo, controllabile appunto mediante un'interfaccia, un pannello touchscreen, che permettesse quindi di controllare le regolazioni dei gas, le elettrovalvole e quant'altro, e quindi che permettesse quindi di avere un sistema controllabile tutto da pannello, e allo stesso tempo che avesse anche, diciamo, una scheda che permetta la sua connessione ad internet per poter essere, diciamo, collegato, controllato anche da remoto o viceversa anche da altre strumentazioni. E una volta terminata, diciamo, la progettazione, si è andata avanti con la fase di realizzazione del prototipo. Qua vedete alcune fasi della realizzazione del prototipo e in particolare il test di innesco. E anche in questo caso vedete questo nuovo plasma, diciamo, a geometria tubolare, l'innesco in sola alta tensione e poi l'innesco anche in radiofrequenza, come varia anche in questo caso, diciamo, il plasma nel momento in cui si combinano i due generatori. Qua un piccolo video giusto per farlo vedere, diciamo, dal vivo, tra virgolette, anche se dal vivo non è, però per avere un'idea, insomma, di com'è, come funziona, come si comporta. E questo, diciamo, è il prototipo terminato, all'interno del quale è possibile andare a inserire appunto tubi, profili lineari, fili, proprio per andare a fare modifiche superficiali su profili continui, come era in questo caso il tempo. Il prototipo è stato poi quindi validato anche dal punto di vista della possibilità di creare coating funzionali e quindi si è appunto confermato che questo prototipo è in grado di depositare appunto film sottili e coating funzionali sulla superficie dei tubi metallici che appunto sono stati fatti scorrere all'interno. Una volta, diciamo, fatte le modifiche su materiali metallici, diciamo, abbiamo goduto anche di alcune caratterizzazioni eseguite da un altro consulente esterno, in questo caso era CNR di Padova, IC Mate, che ha condotto delle analisi micro IR su acciaio e anche delle analisi SEM. Qua ci sono alcuni esempi su risultati ottenuti su alcuni dei provini che sono stati inviati loro, in realtà ovviamente quindi sono stati fatti tanti, eccetera, però in questo caso anche dalle immagini è possibile vedere in alcuni casi dei coating che in questo caso contenevano, diciamo, della silice che era visibile sia al micro IR sia al SEM. Infine, questo sistema è stato quindi provato, diciamo, installato nuovamente presso le produzioni di VBN. E quindi qua vedete le fasi di montaggio del nuovo device tubolare all'interno della linea di produzione e qua vedete appunto le fasi di montaggio e avete un'idea dei profili che è possibile andare a trattare. Questi poi sono profili che ovviamente dopo essere trattati a plasma vanno in estrusore ed escono, diciamo, con il coating di TPU. Il nuovo dispositivo al plasma, quindi questo nuovo dispositivo, è stato quindi installato con successo in linea di produzione e permette appunto il trattamento in linea di tubi in acciaio per il sovrastampaggio con TPU. Appunto, si è detto che il nuovo dispositivo consente di depositare un'ampia gamma di coatings. È una gamma molto ampia proprio perché i parametri con cui si può lavorare sono molti, cioè si può lavorare con le potenze dei generatori, i generatori possono anche pulsare, si possono regolare i flussi dei gas, cambiare i gas reattivi, introdurre precursori diversi. In particolare abbiamo una grossa differenza che abbiamo notato tra questo sistema e sistemi a jet è proprio il fatto che qua non si lavora più con un sistema aperto. E quindi, diciamo, cambiano anche un po' le caratteristiche e le interazioni con l'ambiente circostante e quindi con i coating
che si possono ottenere, e quindi sono appunto anche adesso in corso ulteriori ottimizzazioni al fine di depositare i film con le migliori caratteristiche primer che si possano ottenere. Quindi alle conclusioni possiamo dire che appunto innanzitutto dopo la prima analisi preliminare il tema su cui si è scelto di lavorare è stato proprio adesione TPU acciaio. Possiamo dire che è stato individuato un processo di plasma coating in grado di fornire un'ottima adesione tra i materiali e che lo stesso processo è stato, diciamo, validato anche in linea di produzione ad una velocità di 3 metri al minuto. Tra i risultati, appunto, grazie alle simulazioni prodotte, è stato possibile progettare un sistema con geometria tubolare che è stato appunto adatto quindi al trattamento di tubi lineari, di tubi a profili lineari. Ed è stato anche qua implementato con successo un nuovo generatore DF ad alta efficienza di classe E. È stata inoltre realizzata appunto una scheda di controllo, programmazione rispondente ai requisiti Industria 4.0, realizzato infine il prototipo finale, in grado di lavorare in linea di produzione continua. Ecco, questo è il sistema tutto quanto assieme, che fino adesso non avevamo mai mostrato. La parte appunto di controllo e generazione è integrata in questo case. Qui dentro c'è tutta la parte di controllo gas, i generatori alta tensione e radiofrequenza e ovviamente le schede di controllo gas e le schede per la remotizzazione, eccetera. E questo la parte di prototipo invece di generazione plasma, che è quella che abbiamo appena descritto. Per l'attenzione, adesso aperti a domande e curiosità, e scambiare qualche idea anche con i nostri colleghi, e questi sono, diciamo, i nostri riferimenti per chi volesse poi iscriverci o approfondire altre tematiche. Direi che ho finito, interrompo la condivisione e adesso non so se qualcuno dei miei colleghi ha nel frattempo seguito o notato qualche alzata di mano, qualche domanda, ma sono sempre a disposizione. Volendo c'è anche la chat, per chi andasse meglio. C'è Andrea Grandoni che desidera parlare, così sì, possiamo fare il primo intervento. Certo. Prego. Grandoni. Mi sentite? Sì. Innanzitutto congratulazioni, ho percepito per quanto mi è stato possibile che sia stato fatto veramente un bel lavoro, sia scientifico che industriale, cosa che non è facile vedere, insomma. Ah. Avevo una domanda. Avete fatto dei test di adesione contemplando solo la chimica del primer? Quindi non combinata con il plasma? Se è una domanda sensata, No. Posso rispondere io? Sì. Allora, abbiamo utilizzato dei precursori che sono dei monomeri liquidi che hanno la capacità di... hanno una pressione di vapore molto elevata e quindi si riesce a trasportare i vapori in plasma molto facilmente. E sono state effettuate comunque anche delle prove stendendo il monomero sulla superficie del campione, però non è stata valutata alcuna adesione con il precursore steso direttamente sulla superficie, anche perché sono dei monomeri che tradizionalmente vengono utilizzati per essere stesi e poi devono essere asciugati e comunque dal punto di vista chimico formano un coating di tipo sun gel. Ho capito. Sì, la mia domanda era per capire se c'era, cioè se il risultato positivo ottenuto
quanto era dovuta all'interazione tra i due meccanismi, no? Il primer e il plasma, rispetto all'effetto principale di uno preso isolatamente rispetto all'altro. Era solo questo, insomma. Comunque capisco che poi c'è anche l'aspetto applicativo da considerare. Certo, ma posso aggiungere una cosa? Allora, noi in questo caso specifico abbiamo visto che ci sono situazioni in cui magari ci sono dei primer che funzionano, dei primer tradizionali, non era stato visto in questo caso particolare. Forse anche il nostro collega Alberto Vazzolari, chiaramente fanno questo in casa. So che stavano valutando, diciamo, tecniche diverse per risolvere il problema e quindi avevano provato anche primer diversi, però lui meglio di noi può dirci quali possono essere, diciamo, i vantaggi e svantaggi dei due approcci. Giusto, Alberto? Sì, la prova che noi avevamo fatto era di utilizzare anche altri tipi di soluzioni, però in realtà comprometteva durante il ciclo di estrusione il risultato e quindi la continuità di processo. Non avevamo una continuità di produzione, non potevamo avere una continuità di qualità, di adesione tra i due sistemi, quindi un lato avevamo della discontinuità di risultati, invece con questa soluzione di plasma abbiamo avuto un'adesione diciamo molto buona e i risultati erano in linea con le richieste anche del prodotto e quello che il mercato chiedeva, insomma. E quindi anche una facilità di utilizzo, una semplificazione di quello che era la linea di produzione che avevamo per qualche momento ipotizzato di andare a realizzare. Quindi con una soluzione molto più rapida, diciamo, e affidabile, siamo riusciti a risolvere un problema che stavamo ipotizzando di risolvere con delle tecnologie molto più complesse. Ecco, devo essere sincero, non pensavamo nemmeno noi. Ok, grazie. C'è un'altra domanda di Francesco Becchevolo che chiede se il TPU è stato scelto per le sue caratteristiche meccaniche o per la sua compatibilità con il metallo. Il Diciamo TPU è stato scelto perché aderiva poco e quindi bisognava farlo ma no, aderire dic o perché era il TPU che No, serviva no, no, per no, proprio. beh, diciamo che dal nostro punto di vista non è stata una scelta, era un accoppiamento, diciamo, un'esigenza di produzione proprio di VBN. Un loro prodotto era questo, metallo TPU. Poi perché il loro cliente chiedesse particolarmente TPU e non altri polimeri, questo non lo so. Allora, magari Allora, do la se parola posso un attimo, rispondere, do prima la vai. parola a Francesco Aspetta, Becchevolo, aspetta, così no, no, no. magari è più. Beh, lascio un attimo rispondere Alberto, poi lo Ah, facciamo ok. intervenire, sì. In questo caso era stato scelto dal cliente finale una soluzione con un rivestimento con il poliuretano proprio per la fatica che la resistenza a fatica che ha il poliuretano stesso. Per l'oggetto che deve essere realizzato, insomma. Do un attimo la Ok, parola a quello che aveva sì, fatto la domanda, che certo. magari vuole precisazioni. Sì. Prego, Becchevolo. Buongiorno. Pronto Francesco? No, no, non ti sentiamo ancora. Gli hai dato la parola? Sì, ho dato parola al microfono acceso. Ma forse non ha. No, non la sentiamo. Non so.
Non so se vuoi farci... Ecco qua. Ecco, il senso della domanda era se la tecnologia è compatibile con altri materiali. Cioè sì, solo sì. TPU o anche qualcos'altro. Allora, dal punto di vista del plasma, sicuramente sì. Diciamo che è possibile. Allora, il plasma, in questo caso noi siamo focalizzati sulla tematica metallo polimero, metallo TPU, diciamo che sicuramente si può lavorare metallo con polimeri diversi, ok? Ovviamente ci sono polimeri più, tra virgolette, reattivi e polimeri meno reattivi, e quindi ogni volta va studiato caso per caso l'accoppiamento tra materiali, però diciamo che sicuramente c'è una vasta gamma di materiali con cui è possibile lavorare. A parte i polimeri termoplastici, ci è capitato di lavorare con delle colle, anche lui con successo, e con altri materiali abbiamo visto degli ottimi risultati, quali magari con poliamidi, con EVOH, con PVOH, insomma sono diversi i materiali con cui il plasma può reagire meglio, però di volta in volta, siccome si parla sempre di coppie di materiali, di volta in volta si va a studiare qual è il coating migliore e che possa servire da ponte tra i due, ecco. Ok, e non so se ci sono altre domande. Sì. Allora, Renzo Soffiati, prego. Buongiorno Renzo, ci sente? Dottor Soffiati, riesce a parlare? No, non... No, se vuole provare a scrivere, non so. Nel frattempo c'è un'altra domanda di Grandoni che chiede se state facendo controlli in linea di produzione per garantire la stabilità della performance del trattamento. Insomma, quanto è riproducibile e stabile in linea di produzione il trattamento? Allora, in realtà quello che stiamo facendo... È l'ottimizzazione ancora del coating. Poi tipicamente dalla nostra esperienza, una volta che si è trovato il coating adatto, poi diciamo il sistema di solito è congelato, cioè una volta che uno ottiene l'adesione, che i materiali sono uniti, non abbiamo mai osservato nel tempo delle perdite di tenuta eccetera, cioè se riusciamo a trovare l'adesione, quella solitamente rimane nel tempo, almeno questa è la nostra esperienza, e non so se ho capito bene se è questo il senso della domanda. Ma credo se fosse più nella produzione, non so, magari si sporca la sorgente perché fa polveri, cioè quanto può durare la manutenzione, tutte queste cose qui, penso. Sì, no, quella è una cosa che assolutamente sì, è necessario fare, specialmente quando si vanno a fare delle deposizioni. Bisogna periodicamente, dopo un certo numero di ore di utilizzo, sì, garantire una pulizia della linea, proprio del precursore, in questo caso anche del tubo di allumina dove vengono fatti passare i materiali, per evitare accumuli che poi nel tempo possono anche cambiare, diciamo, le caratteristiche del plasma. Quindi sì, va definito ogni quante ore di lavoro, a seconda del processo, è necessario fare un intervento di questo tipo. Soffiati scrive che forse per un pretrattamento al plasma può aumentare la stesura e l'efficacia di un incollaggio ciano acrilico. Sì, sicuramente sì. Abbiamo già lavorato con colle ciano acrilate, e sì, è possibile depositare coating che ciano acrilato, diciamo, è abbastanza reattiva come ha dei gruppi sicuramente reattivi con i quali facilmente ci si può combinare, quindi sì, è possibile sicuramente. E su poliamide?
Su poliammide, sì, direi di sì. Adesso bisogna capire qual è il coating che si riesce ad attaccare anche di là, però abbiamo già lavorato sulla poliammide con successo. Anzi, mi viene anche da pensare che per abbinare poliammide e cianacrilato possa anche essere Anche una sufficiente semplice attivazione, sì. per... Esatto. O argon ossigeno. Esatto. In questo caso potrebbe essere sufficiente utilizzare un gas reattivo come l'ossigeno per formare dei gruppi OH che poi reagiscono facilmente con la colla. Sì. Esatto, non ci resta che provare volentieri. Forse c'era ancora Grandoni che voleva dire qualcosa. Sì, mi sentite? Sì? Sì, no, la domanda, volevo sì, diciamo la domanda di prima spiegarla meglio. Noi siamo nel settore medicale, quindi siamo ovviamente sempre sotto stress anche nei confronti degli enti certificatori, quindi che ci chiedono i controlli di processo e quindi se utilizziamo equipment di processo, come li controlliamo e come garantiamo le performance nel tempo e così via. Quindi, nel nostro caso siamo molto sensibili a questo aspetto, quindi ho visto ad esempio nel nostro settore, ad esempio, addirittura ho trovato dei trattamenti open air in linea dove facevano su ogni substrato l'angolo di contatto. Per esempio, è solo un Sì. esempio. E quindi mi chiedevo, ecco, una volta ottimizzato il processo, se cosa pensavate di fare per garantire il trattamento nei lotti di produzione. Era questa la domanda, quindi. Sì, beh, nel caso particolare di questo processo qua, diciamo in VBN hanno una tecnica molto molto più rapida, cioè tirano con la pinza, lo fanno magari regolarmente ogni tot metri e vedono se Ah, c'è ok, sì, chiaro, adesione. chiaro. Grazie. Sì. Però sicuramente nel caso di esigenze particolari è sicuramente possibile prevedere, a parte l'angolo di contatto come avete fatto voi, però si possono anche prevedere magari anche dei sistemi R. Se si parla di deposizioni di film sottile, uno potrebbe anche prevedere magari controlli R che il coating sia sempre lo stesso o qualcosa del genere, però caso per caso insomma si può affrontare il tema e sicuramente trovare la soluzione. Grazie. Non so se ci sono altre domande. Qualche anche chiedere anche agli altri colleghi, agli altri panelist, non so, Alberto, ho detto tutto giusto sulla parte elettronica, volevo aggiungere qualcosa. Ok. Vabbè, no, se non ci sono altre domande e curiosità, direi che siamo anche stati perfettamente dentro i tempi della formula 45. No, aspetta, 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 c'è Marco Aspetta, Milani che chiede: avete a disposizione in programma dei test, magari in accordo a normative esistenti, per comparare la resistenza di adesione del vostro trattamento rispetto ad altri sistemi più convenzionali, come incollaggi e su materiali diversi? Cioè fare un test normato di comparazione, fondamentalmente. Cioè, in modo da poter comparare questo rispetto a primer o altre soluzioni. Allora, beh, test normati, allora, quando è possibile fare delle prove a trazione come in questo caso, sì, è possibile farlo seguendo magari sì, dei test normati, quindi è possibile mettersi nelle stesse condizioni, questo sicuramente. Andrebbe di solito noi di iniziativa nostra non abbiamo scelto dei test o dei materiali, noi tipicamente lavoriamo su richiesta e quindi magari prendiamo di volta in volta una coppia di materiali e per quella coppia di materiali magari sì, si vanno a fare dei test di confronto con tecniche tradizionali.
e con Technical Plasma. E non abbiamo al momento uno standard di riferimento, ma ben venga se c'è un caso particolare al quale siete interessati o se c'è un suggerimento in tal senso, ben venga, siamo lieti di provarlo e validarlo, insomma. Chiedo quindi a Marco Milani se aveva in mente una copia di materiali particolare al quale era interessato o che sa che può fungere da standard. Francesco, ok, va bene. Ad ogni modo, se ci sono degli interessi particolari su un qualche incollaggio da mettere a confronto, volentieri. Sicuramente rispondo a Francesco Becchevolo, sì, possiamo darmi la documentazione del nuovo prototipo tubolare, che è ancora appunto un prototipo, non abbiamo ancora una documentazione particolarmente dettagliata. Possiamo intanto fornirvi la documentazione del sistema, quello lì già commercializzato, e dopo sapete che c'è la possibilità anche di andare su geometrie diverse, in particolare chi avesse l'esigenza di fare appunto profili lineari continui. Adesso stiamo mettendo a punto, validando e a breve anche contiamo anche di portare in certificazione nuovo dispositivo. Ah, giusto, dimenticavo. Allora, visto che siamo in chiusura, vi lascio col video che è stato realizzato, un po' il video riassuntivo di progetto. E vedete il mio schermo? Ho condiviso? No, non l'hai ancora condiviso. Non ho ancora condiviso, pardon. Ok. Ok. Ecco questo un po'. Ha un sonoro? In teoria sì, non è particolarmente utile, ma... Magari commentalo un pochino, perché sennò è in silenzio totale. Beh, sono le cose che ho detto fino adesso, di fatto, insomma. comunque sì, c'è una musichetta di sottofondo. Questo è appunto la tematica, la progettazione del plasma, la simulazione, appunto. La geometria tubolare, poi il plasma generato all'interno di questa nuova geometria. Alcune fasi dell'installazione delle parti elettroniche, validazione. La parte RF nuova implementata, la parte IoT, che adesso appunto è richiesta, insomma, è anche molto, molto comoda, la parte di installazione in linea del dispositivo, alcune fasi del montaggio dei test, le prove appunto a trazione, quelle che hanno dato più soddisfazione. E qua appunto già anche la possibilità di andare su materiali nuovi ed infine appunto il dispositivo così come è stato completato. Non tratta solo metallo, ma tratta anche polimeri, ecco. Esatto. Il tema del progetto era focalizzato sul metallo, però ovviamente il plasma è particolarmente adatto anche all'attivazione di materiali polimerici o appunto alla deposizione dei film sottili anche su materiali polimerici. Bene. Tu vedi altre domande, Ale? No.
No, no. Penso che possiamo chiudere e ringraziare tutti del tempo. Ok, allora grazie a tutti per averci seguito e per ogni domanda avete i nostri riferimenti e insomma stiamo aggiornati. Chiedo solo ai panelist se possono fermarsi 2 minuti per le ultime cose per conclusione del progetto. Grazie, da tutti, ringraziamo Emanuele Ambrosoli, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie Monica.